Allora, funziona? Funziona male, ma funziona. Ok, quindi eccoci qua dopo le vacanze, durate troppo a lungo, credo, e ripartiamo col corso. Volevo dirvi una cosa: nel pomeriggio in P200 dalle 2 ci sono i tutor, o almeno uno di loro, che farà degli esercizi di programmazione, d'accordo? Anche alcune cose le abbiamo preparate insieme, altre a richiesta degli studenti. Nell'ultimo martedì, in cui prima di Pasqua, diciamo, si sono presentati 6 studenti, a quanto pare. Ecco, c'erano due tutor per 6 studenti, ecco, quindi ovviamente non è una bella cosa, e insomma, se vogliamo che questi tutor continuino a aiutare gli studenti di programmazione, è meglio che la situazione cambi, d'accordo? Perché se continua con 5-6 studenti, smetteranno di farlo e faranno delle cose più utili, d'accordo? Per esempio, aiutano il corso di base di dati, che a quanto pare ha dei problemi anche quello, insomma. Quindi mi raccomando, insomma, io ve l'ho detto fin dalla prima lezione, ci sono delle risorse, non sono enormi, ma ci sono risorse in termini di tempo, ore d'ufficio di ricevimento, sia mie che di Pietro, d'accordo, tutor, esercizi sul Moodle, la possibilità di fare le domande sul forum, insomma, tutte queste cose costano tempo, naturalmente, sia a voi che a me o che a noi, ma vanno usate, perché il corso non è facile. Una dimostrazione di questo fatto è che dei 250 che hanno partecipato al secondo compitino, 50 solo circa hanno passato i 4 test, d'accordo? Noi avevamo detto che bastavano 3 test, ma comicamente o 4 o meno di 3. In ogni caso, quindi non c'è stato neanche uno studente che abbia passato solo 3 test. Vi ricordo il fatto che chi pensasse comunque di aver consegnato una cosa, diciamo, ragionevole, può anche chiedere che venga a me, che venga corretto, d'accordo? Con l'unica penalizzazione che, nel caso che poi risultasse veramente pessimo comunque la consegna, la volta successiva non potrà più fare una richiesta di quel tipo. Quindi, per il momento ho ricevuto solo una domanda di questo tipo. Ok? I compiti, non so, credo che siano corretti. Adesso metteremo fuori i voti il più presto possibile, forse domani, entro la settimana certamente. Vi ricordo che il terzo compitino, d'accordo? Ce ne saranno altri 3, quindi il terzo, poi ci sarà il quarto e poi il quinto. Verrà fatto il 20 di aprile, d'accordo? Quindi tra 2 settimane più o meno. Mi raccomando, studiate le cose che vediamo, cioè studiate le cose disponibili sul Moodle, perché naturalmente quelle aiutano per fare bene il terzo compitino. Spero che ve ne siate accorti nel secondo, che in effetti gli esercizi fatti prima servivano molto per risolvere l'esercizio del secondo compitino. Quindi non basta venire, bisogna anche prepararsi, d'accordo? Ripeto, sono passati il 20%, quindi insomma il corso non è facile, bisogna lavorarci. Ecco, questo è il messaggio, spero, cioè non un messaggio di sconforto, ma un messaggio di invito a lavorare, a usare anche le risorse disponibili, usare i tutor, usare... Ieri ero nel mio ufficio molto ligio al dovere, è venuto una persona. Ok, e uno dice, beh, vabbè, hanno capito tutto, non hanno domande, però passa il 20% al secondo compitino, qualche problema c'è. Quindi mi raccomando, datevi una mossa, insomma, detta in termini brutali. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi e anche la prossima settimana. Quindi queste sono domande che capiteranno certamente nella parte di teoria del prossimo compitino. Facciamo il capitolo 9, che, diciamo, consiste di un certo numero di estensioni del linguaggio C++ che conosciamo fino adesso, che abbiamo conosciuto. Sono estensioni relativamente semplici, alcune delle quali molto importanti, per dire la verità, alcune meno importanti, comunque vanno tutte capite. D'accordo?
molte di queste sono, diciamo, estensioni che rendono il linguaggio che abbiamo usato fino adesso un pochino più potente e più pratico per affrontare problemi anche più importanti di quelli che abbiamo visto fino adesso, diciamo. D'accordo? Quindi renderlo più un linguaggio di programmazione realmente utile, diciamo, per risolvere anche problemi importanti, grossi e così via. Comunque lo vedrete da soli. Quello che le estensioni che vediamo oggi sono due. La prima è questa, cioè ci sono delle istruzioni nuove che non abbiamo ancora visto. Alcuni di voi già le conoscono, devo dire, le usano in maniera naturalmente che non mi rende contento molte volte, ma sono delle istruzioni nuove. Sono delle istruzioni cosiddette di controllo. Cosa vuol dire di controllo? Sono delle istruzioni che causano un salto nella esecuzione del programma, d'accordo? Cioè significa che da un certo punto del programma si salta a un altro punto e si continua da lì, fondamentalmente. Ok? Sono delle istruzioni di questo tipo. Dopodiché, ed è certamente la parte più importante che vedremo oggi, 1 e 2, vedremo i tipi definiti dall'utente. Quindi cosa significa questo? Significa che non dobbiamo vivere solamente con i tipi predefiniti che abbiamo visto fino adesso, quindi interi, float, double, char e così via, void se volete, ma possiamo definire anche dei tipi ad hoc, cioè che ci piacciono a noi per il particolare problema che dobbiamo esaminare di volta in volta, d'accordo? Quindi abbiamo un problema che tratta di conti bancari, che ne so, e allora possiamo fare dei tipi di dato che rappresentano nella maniera che a noi piace dei conti bancari, per esempio. D'accordo? Vogliamo invece risolvere un problema che riguarda delle figure geometriche sul piano, colorate, non colorate, quello che sia, beh, allora possiamo definirci il nostro tipo di dato che è particolarmente utile per rappresentare questo tipo di figura. D'accordo? Quindi, in sostanza, noi possiamo definire dei tipi che si adattano meglio a rappresentare, a modellare il problema che di volta in volta dobbiamo affrontare, ok? Questo naturalmente rende il linguaggio di programmazione più espressivo, più pratico, appunto, come vi dicevo prima, queste estensioni sono del tipo estensioni che rendono il nostro linguaggio di programmazione più espressivo, quindi diciamo più utile per risolvere dei problemi anche complicati, anche qualsiasi, anche molto diversi uno dall'altro. Quindi è una parte molto utile, d'accordo? Tra parentesi, cosa che non dovrebbe essere trascurabile, in particolare i tipi strutture che vedremo oggi sono delle cose che esistono anche in C, ma sono state usate dal creatore di C++, cioè del più in sostanza del C, come porta di entrata per gli oggetti e le classi. Quindi in effetti le classi, gli oggetti che vedrete nel programma del corso di programmazione ad oggetti dell'anno prossimo, in effetti assomigliano alle strutture, sono un'estensione delle strutture che vi verrà presentato appunto in quel corso, ok? Quindi in un certo senso quello che vedremo noi è un piccolo anticipo della programmazione orientata agli oggetti e alcune cose infatti della programmazione orientata agli oggetti le vedremo anche noi. Quindi è interessante, insomma, è interessante e aumenta l'espressività, e questo è molto importante. Ok, cominciamo con switch, continue e break. Io vi ho già detto che si tratta di salti. Allora, esiste un salto nel linguaggio di programmazione che si chiama go to. Go to vuol dire vai a, naturalmente. Ecco, dagli anni 60 circa, metà degli anni 60, il go to è stato fondamentalmente bandito dai linguaggi di programmazione, d'accordo? Quindi generalmente viene trattato all'ultima pagina dei libri di testo su qualunque linguaggio di programmazione. Quindi il GoTo esiste ma viene nascosto. Perché viene nascosto? Ripeto, è bandito, fondamentalmente fuori legge, perché programmi che contengono GoTo sono programmi complicati, facilmente, cioè difficili da capire, possono contenere errori e quindi insomma è stato chiaramente identificato come la causa di molti errori dei programmi degli anni 60, 50 e così via, e quindi è da evitare come la peste fondamentalmente, e questo si
in fondo è simile a quello che succede con tutte le istruzioni di salto. Quindi qualunque istruzione che dica a un certo punto dell'esecuzione ok, adesso l'esecuzione continua in un altro punto del mio programma, è un'istruzione pericolosa e in un certo senso da evitare. Ce ne sono alcune che non sono evitabili e ci dobbiamo fare i conti, diciamo, cioè le dobbiamo accettare per forza. Allora, qualcuno sa, per esempio, un'istruzione di salto che abbiamo visto e che dobbiamo usare per forza? L'if, perfetto. Condizionale chiaramente significa che o si fa il ramo then o si fa il ramo else, d'accordo? E questo naturalmente da un punto di vista dell'esecuzione comporta un salto, perché a un certo punto c'è un pezzo di codice che deve essere saltato per fare quell'altro, d'accordo? Altro esempio di istruzione che try e catch non l'abbiamo vista veramente bene, ma certamente le eccezioni sono dei salti, anzi sono dei salti particolarmente pericolosi, devo dire, try e catch. Infatti ci sono linguaggi che evitano di usare eccezioni nel senso del try e catch del C++. Altre cose più? Il while, esattamente, cioè anche nel while cosa succede, qual è la semantica, anche il disegnino, il flowchart che abbiamo visto, si esegue il corpo e poi si torna indietro, quello è chiaramente un salto, d'accordo? Un salto indietro. Allora, perché questi salti noi li accettiamo e sono praticamente inevitabili, invece altri non li accettiamo, secondo voi? Ok, sì, in un certo senso questa è la conseguenza di quello che volevo dire. Comunque è giusto, diciamo, questi salti come il condizionale, il ciclo while, il ciclo for, sono dei salti molto controllati in un certo senso, molto facilmente comprensibili e in particolare hanno questa proprietà importante di avere un solo punto di entrata, un solo punto di uscita che permette di fare prove di correttezza, d'accordo? E fare le prove di correttezza è la strada per fare programmi corretti, naturalmente, e programmi semplici, mentre invece proprio la caratteristica dei salti è quella di fare un programma che salta, insomma ti scappa da tutte le parti, è difficile dire questo pezzo di programma fa questo, perché magari poi esce fuori e salta da un'altra parte e fa un'altra cosa, d'accordo? Oppure esamino un pezzo del programma, ma riuscirò a prevedere da tutti i punti restanti quali sono le maniere di saltare nel punto di programma che sto considerando? È complicata sta cosa, perché se ho dei salti posso saltare in un certo blocco da punti molto diversi, d'accordo? In teoria. Quindi le cose si complicano, mentre invece nel while le cose sono estremamente controllate, ci posso entrare solo in un modo e posso uscire solo in un altro modo, lo stesso vale per i condizionali. Ok? Adesso noi introduciamo degli altri salti, che anche loro sono in un certo senso controllati, ma non è che siano, diciamo, innocui in un certo senso, come i cicli e così via. Sono quindi da prendere un pochino con le molle. Li introduco perché in qualche modo si cooperano tra di loro, in sostanza, però, ripeto, vanno usati con grande moderazione, con grande prudenza, ecco. Allora, la prima cosa è lo switch, break e continue, sono tre cose, switch, break, continue e break. Allora, lo switch è fondamentalmente, switch vuol dire, no, lo switch è un interruttore, probabilmente un interruttore con varie posizioni, d'accordo? Questa è l'intuizione, ed è un'estensione del condizionale, cioè se invece di avere il condizionale distingue due possibilità, o then o else. Lo switch invece è fatto apposta nei casi in cui ci sono molte possibilità, diciamo, tra cui scegliere, e ci permette di farlo con una sintassi molto chiara, diciamo, molto più semplice rispetto agli if. Va detto subito che in effetti tutto quello che si può fare con lo switch si può fare anche con gli if, d'accordo? Esattamente, però probabilmente se si usassero gli if il programma che si ottiene sarebbe meno leggibile di quello che si ottiene usando lo switch. Allora, vediamo subito
Non le faccio in ordine, nell'ordine giusto, perché, cioè, perché sì, perché lo capirete subito. Quindi, switch è un'estensione del condizionale, break è un'istruzione di salto e anche il continue è un'istruzione di salto. Li vediamo subito con un esempio, è la cosa più semplice da vedere. Quindi, eccolo qua, abbiamo un pezzettino di programma con un for, dentro il for c'è un break. D'accordo? Come vedete l'istruzione si chiama proprio break, senza alcun parametro, niente. Cosa significa, cosa succederà quando si esegue l'istruzione di break? Molto semplicemente l'esecuzione salta tutto quello che resta del ciclo e salta alla prossima istruzione, all'uscita del ciclo. Quindi semplicemente il break esce dal ciclo in cui si trova l'istruzione di break, d'accordo? Quindi viene eseguita questa, usciamo qua immediatamente, senza fare questa cosa, ok? È un salto fuori dal ciclo, anticipo il fatto che salta un solo ciclo, d'accordo? Perché ci potrebbero essere più cicli annidati, ne salta uno. Quindi questo programma, devo dire, non fa una cosa particolarmente interessante, dichiara qui x inizializzandola a 0, qui i, stampa x, stampa i, quindi stamperà due volte 0, dopodiché esegue il break e significa semplicemente che non viene fatta questa, si esce e quindi dopo la stampa di 0,0 non fa più assolutamente nulla. Finito il ciclo. Siamo usciti dal ciclo col break. Credo che sia abbastanza intuitivo il fatto che, arrivo subito, il fatto che il break crea una uscita dal ciclo in più rispetto a quelle che c'erano prima. D'accordo? Abbiamo detto che nel ciclo c'è un punto d'entrata e un punto d'uscita, ma se c'è un break così significa che c'è un secondo punto d'uscita. Questo naturalmente complicherebbe le dimostrazioni di correttezza del nostro ciclo, d'accordo? Proprio perché crea un secondo punto di uscita. Vai, domanda? Non succede niente, cioè se non c'è nessun ciclo, nessuna istruzione iterativa da cui uscire, non fa niente di interessante, non dovrebbe fare niente di interessante, cioè serve dentro i cicli in sostanza, ecco, questo è il punto essenziale. Ok, allora vediamo il continue, è lo stesso programma identico a quello di prima, ma al posto del break abbiamo messo il continue, già la parola continue dice, beh, qui qualcosa deve continuare. Allora, la semantica di questo continuo è che ogni volta che viene eseguito, semplicemente non viene fatto il pezzo di blocco, diciamo, di corpo del for che segue il continuo, ma si passa direttamente alla fine del corpo, dopodiché si torna all'inizio. Quindi l'iterazione non viene interrotta, come nel caso del break, semplicemente si saltano tutte le istruzioni del corpo che seguono il continuo stesso. Mi spiego? Quindi questo programmino qui con il continuo salterebbe semplicemente l'x++, che significa che in sostanza diciamo la x rimarrebbe a 0 sempre, quindi ogni volta che viene fatta questa stampa stamperebbe sempre in primo luogo 0, perché x non cambia visto che questo viene saltato, mentre i invece andrebbe avanti, quindi la prima volta 0, poi 1, poi 2, poi 3, poi 4, fino a 9, naturalmente. D'accordo? E quindi il continuo non fa saltare fuori dal ciclo, bensì fa saltare alla fine del ciclo, dopodiché il ciclo continua normalmente con le successive iterazioni. D'accordo? Allora, io l'ho già detto, break e continuo ci possono servire in certi casi, ma devono essere proprio casi in cui non sappiamo come fare altrimenti, d'accordo? Non vanno usate, vanno usate il meno possibile, solo quando veramente è indispensabile. E questo è molto raro. Allora, altro esempio, vediamo un po'.
Sì, questo è un esempio che vi dicevo prima, abbiamo due cicli annidati dove il break è dentro il ciclo più interno, come vedete. Quindi cosa succede quando viene eseguito il break? Si salta solo fuori dal ciclo interno, mentre si rimane nel ciclo esterno. Quindi cosa significa questo? Beh, significa naturalmente che io eseguirò il ciclo esterno 10 volte, naturalmente, qui eseguirò sempre I uguale a 0 perché lo faccio solo la prima volta, mentre J la prima volta sarà 0, poi diventerà 1, 2, 3, quindi J cresce, X resta fermo naturalmente perché viene sempre saltato, quindi resta sempre a 0, viene sempre saltato il break. Però il ciclo esterno esegue 10 volte normalmente, mentre il ciclo interno ogni volta facciamo il break subito, diciamo. D'accordo? Quindi il break ci fa saltare fuori da un ciclo, mi raccomando. D'accordo? Anche se questo ciclo si trova dentro un ciclo più esterno, saltiamo fuori dal ciclo in cui si trova il break e basta. Non oltre. Ok? Ci siamo? Quindi questa è semantica del break del continuo. Poi abbiamo finalmente lo switch, adesso capirete perché ho fatto prima break continuo, perché come vedete qui lo switch usa il break e usa il break in una maniera assolutamente accettabile, quindi dentro allo switch il break deve essere usato, praticamente deve essere usato, e quindi va usato senza alcun timore. Il break invece dentro i cicli for a while, e allora lì bisogna essere molto cauti, ripeto, perché in qualche modo inficia la possibilità di fare prove di correttezza normali. Ok, allora cos'è lo switch? Beh, ho fatto un esempio, tanto per cambiare, in cui noi abbiamo una variabile, come vedete, di tipo carattere che è inizializzata ad una lettera minuscola dell'alfabeto, e vogliamo fare un programmino che trasforma, non è la cosa più intelligente da fare, ma è solo un esempio per capirsi, vogliamo fare un programmino che trasforma la lettera minuscola nella lettera maiuscola, d'accordo? Corrispondente, quindi A piccolo lo vogliamo trasformare in A grande e così via, B piccolo in B grande. Quindi che cosa facciamo? Se X è la nostra variabile, possiamo scrivere uno switch su x, d'accordo? Quindi cosa significa? Che questa x è un'espressione, andremo a considerare il suo valore, quindi sarà l'r valore della variabile x, in questo caso molto semplice, e quel valore lo matcheremo con tutti i diversi casi disponibili. Ne ho scritti solo due, ma dobbiamo immaginarci che ci sia anche il caso della lettera c, il caso della lettera d, insomma tutto l'alfabeto. Tutto l'alfabeto qua, d'accordo? E per ogni lettera dell'alfabeto si farà la trasformazione da minuscolo a maiuscolo. È solo un esempio idiota, però è chiaro che se io volessi scrivere una delle operazioni del genere col condizionale, diventerei assolutamente idrofobo, perché dovrei scrivere if x uguale a piccolino, allora fai così, else if x uguale b, insomma dovrei scrivere più o meno 26 if annidati uno dentro l'altro, dopodiché non ci capirei niente probabilmente, con le parentesi, mi perdo qualche parentesi in giro e cose del genere. Invece così io li posso scrivere molto semplicemente, come vedete case è una keyword, caso, quindi significa il caso che l'espressione abbia valore A, che abbia valore B, che abbia valore C e così via, e due punti, dopodiché seguono le istruzioni che si vuole vengano eseguite in quel caso, d'accordo? Quindi se x ha valore a, allora noi vogliamo eseguire questa istruzione qua, ok? Se x ha valore b, allora vogliamo eseguire quest'altra istruzione qui e così. Allora se vi dà fastidio il fatto che ci sia una sola istruzione, dopodiché c'è il break, beh, si possono mettere qui tante istruzioni quante si vuole, probabilmente diciamo contenute dentro le parentesi aperte e chiuse, d'accordo? Quindi per ogni caso, diciamo, si può mettere un pacchetto di istruzioni qualsiasi racchiuse tra parentesi aperte e chiuse.
un blocco di istruzioni qualsiasi. Ok? Quindi non, è solo un esempio molto semplice. C'è il break alla fine di ogni caso, come ultima istruzione. Questo break è estremamente utile perché se non ci fosse, in qualche modo tutte le istruzioni dei casi successivi verrebbero eseguite. Quindi se siamo in questo caso qui e X è effettivamente A, quindi ne devo avere detta una grossa, non so. Ah, non so, speriamo bene. Comunque, semmai abbiamo vie di fuga molto. Allora, vado avanti? Quindi siamo nel caso che x è uguale ad a, d'accordo? Quindi ovviamente si applica il primo caso. Se non avessi il break, se non avessi il break, verrebbero eseguite anche in cascata tutte x uguale b, x uguale c, x uguale d e così via. Anche tutte le istruzioni degli altri casi. Questa è la semantica dello switch. Non chiedetemi perché, mi sembra una cavolata effettivamente, ma insomma in alcuni casi si vuole che succeda esattamente questo. Ok? Se non si vuole che succeda, allora bisogna mettere il break alla fine di ogni caso, d'accordo? Quindi la cosa interessante è che tutti i casi li si può listare in questa maniera, con case, col valore che ci interessa. Naturalmente, di che tipo deve essere il valore dell'espressione che governa lo switch, cioè in questo caso x, di che tipo deve essere? Beh, deve essere un tipo cosiddetto discreto, quindi deve essere o un intero, d'accordo? O un carattere, un booleano se volete, ma allora se è booleano ci conviene usare un if a quel punto, ovviamente ci sono solo due casi, non è molto interessante, possiamo usare un if, insomma devono essere fondamentalmente interi o caratteri, d'accordo? Non si possono usare espressioni il cui valore sia float o double, cioè i reali non vanno bene perché non sono discreti. Ok? Ci siamo? Quindi deve essere fondamentalmente, per i tipi che noi conosciamo, o carattere o intero. Tra poco avremo un altro tipo di quelli definiti dall'utente che è proprio perfetto per essere usato nello switch, quindi però lo vediamo dopo. Il cosiddetto tipo enumerazione, adesso ripeto, lo vediamo tra poco. Ok? Ci siete? Quindi questo è lo switch, è una maniera comoda di considerare tanti casi e per ogni caso specificare delle operazioni da fare. E se si mette il break poi si fanno solo quelle, se non si mette il break si fanno in cascata tutte quelle che seguono il caso che si applica, d'accordo? Mi raccomando, se char x fosse b si applicherebbe il secondo caso, quindi senza il break verrebbe eseguito x uguale b maiuscolo più tutte quelle che seguono, ma non queste, d'accordo? Faccio presente che naturalmente in un caso del genere è come se eseguissimo sempre solo l'ultima istruzione, cioè alla fine x sarà z. Se le facciamo tutte in cascata, quindi cominciamo da b, c, d, d e l'ultima è z e alla fine x avrà valore z. Non è molto interessante in questo esempio. Si è capito? Ok, allora, come vedete, alla fine dei conti, cioè l'ultimo caso, è default. Default vuol dire se nessuno dei casi precedenti si applica, allora applichiamo, cioè eseguiamo quello che c'è nel caso default. Ci siamo? Per esempio, immaginatevi di avere qui un'espressione il cui valore è un intero. Non possiamo certo avere qui i casi di tutti gli interi da minint a maxint, sarebbe un po' esagerato, d'accordo? Quindi noi avremo probabilmente alcuni casi interessanti e poi un default che significa in tutti gli altri casi fai quest'altra roba, d'accordo? Non è obbligatorio, ma è molto comodo, d'accordo? Quindi questo raccoglie tutti i casi non previsti dai casi espliciti. Se poi volete mettere insieme due casi, tre casi, quattro casi, quello che vi pare, basta che ripetiate case A,
per esempio, due punti, case B, due punti sulla stessa riga, case C, li potete mettere insieme come vi pare. Dopodiché, naturalmente, se uno di quei casi si applica, verrà eseguito il corrispondente pacchetto di istruzioni. Ok? Quindi non è che debbano essere per forza tutti separati questi casi, ma li potete mettere anche insieme. Ok? Quindi è una maniera comoda di scrivere fondamentalmente delle condizioni, soprattutto quando ci sono molte condizioni diverse. No, che io sappia non si può scrivere una condizione del genere, allora devi usare una if. Questo lavora semplicemente sui valori dell'espressione che sta qua, d'accordo? Non su condizioni che riguardano quei valori, ma sui valori stessi, d'accordo? Quindi, qui ci vanno dei valori e basta, valori appropriati per il tipo del valore dell'espressione x, solo questo, d'accordo? Se si vuole altre cose bisogna usare l'if. Ok, quindi è importante questo default finale qua alla fine. D'accordo? Ci siamo? Quindi abbiamo aggiunto alcune istruzioni, lo switch è decisamente utile, usa il break, d'accordo? E quindi abbiamo almeno un'utilizzazione del break, poi abbiamo in più continue, che in effetti è un oggetto un po' strano, però c'è, e quindi l'ho visto. Allora, cosa succede adesso? Succede che entriamo nella seconda parte, quindi di estensioni, che è quella dei tipi definiti dall'utente. Allora, cominciamo con i tipi più semplici. Immaginatevi di voler gestire in un vostro programma i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì e così via. Allora, naturalmente, io conosco il mio pollo, lo studente medio, dice va bene, allora lunedì è 0, martedì è 1, mercoledì 2, 3, la domenica, poi il giorno dopo dice allora domenica è 0, lunedì è 1, insomma ovviamente se voi fate queste associazioni qui, d'accordo, cioè legate i giorni della settimana a degli interi per esempio, è poco chiaro, no? D'accordo? È una cosa che poi magari la settimana dopo cambiate idea e non vi ricordate più l'associazione che avevate pensato la settimana prima. Allora, il C++, il C in effetti, ci regala la possibilità di introdurre nel nostro programma dei nomi, diciamo, esattamente come li vogliamo usare, quindi noi possiamo nel nostro programma scrivere una dichiarazione, d'accordo? Questa è una dichiarazione ed è una dichiarazione di tipo e si tratta di un tipo che stiamo definendo adesso, nostro, è un tipo che piace a noi perché abbiamo un programma che vuole gestire i giorni della settimana e ci piacerebbe molto che questo programma potesse veramente dire allora lunedì, martedì, usando proprio lunedì, martedì, mercoledì, d'accordo? E quindi cosa facciamo? Diciamo che vogliamo introdurre un tipo enumerazione, la keyword è enum per enumerazione, quindi è una lista, come vedete, e il tipo si chiama giorni, naturalmente, e i valori di questo tipo sono quelli che vedete tra parentesi e sono quelli che ci possiamo aspettare lunedì, martedì, mercoledì fino a domenica, d'accordo? A questo punto, una volta che noi abbiamo dichiarato il tipo enumerazione giorni, possiamo dichiarare una variabile x di tipo giorni, il che significa che x potrà avere valori in questo insieme qui, da lunedì a domenica, naturalmente, d'accordo? E quindi nel nostro programma noi potremo usare liberamente tutti questi stringhe lunedì, martedì, d'accordo? In realtà non si tratta di stringhe perché le stringhe sono tra doppi apici, naturalmente queste si chiamano token. Token vorrebbe dire gettone, qualcosa del genere, insomma. In questo caso vuol dire valore, d'accordo? Quindi
Questi sono i token del tipo enumerazione giorni. D'accordo? Allora, in realtà, quindi possiamo definire giorni così, dichiarare, scusatemi, una variabile x di tipo giorni e assegnarle liberamente uno dei token previsti, per esempio martedì. Possiamo dire che x è proprio uguale a martedì, d'accordo? Dopodiché possiamo anche testare per sapere se x a un certo punto, se x è martedì, lunedì, domenica, per esempio, una cosa. Sì, l'ho messa in fondo alla lezione, non è un granché, ma insomma, vabbè, adesso ci arriviamo. Ok? Che pillacchione. Allora, ecco, questa è un'altra enumerazione. Un altro esempio di enumerazione in cui ovviamente ci serve in un programma dove trattiamo i colori, quindi abbiamo il tipo enumerazione colore, e i token sono bianco, giallo, rosso e blu, bla bla bla, quello che ci pare, d'accordo? Come vedete possiamo dichiarare il tipo e contemporaneamente utilizzarlo dichiarando una variabile x di tipo colore, quindi x, questa cosa è, dichiara contemporaneamente il tipo colore e anche una variabile di tipo colore che è inizializzata a giallo. Ok? Niente di che, mi raccomando, ma volevo solo farvi vedere che il tipo enumerazione è proprio il tipo canonico per gli switch, non c'è niente di più semplice, di più adatto. Quindi se x è di tipo colore, noi possiamo fare uno switch x con i diversi casi, quindi case bianco, case giallo, case rosso, non necessariamente seguendo lo stesso ordine dei token nella dichiarazione, è un caso. Qui vedete che ho messo case rosso e case blu insieme, perché evidentemente voglio che vengano fatte le stesse operazioni, qualunque dei due si applichi. Ok? Quindi le operazioni sono sempre, beh, se era bianco lo voglio mettere a giallo, se era giallo lo metto a rosso, insomma, operazioni di grande senso pratico, ma sono solo degli esempi. Default, quindi quando non è né bianco né giallo né rosso né blu, allora lo rendiamo blu, solo in quel caso. Ok? Quindi insomma lo switch e l'enumerazione è un matrimonio perfetto. Quindi immaginatevi i giorni della settimana, se x è di tipo giorni, come definito prima, qui potrei scrivere benissimo, se è domenica mi riposo, diciamo faccio qualche operazione di riposo, se è lunedì faccio qualche altra cosa, se è martedì faccio qualche altra cosa, insomma diventa molto ma molto ma molto facilmente leggibile il mio programma. Questo è il grande vantaggio dei tipi enumerazione, d'accordo? Che consentono al programmatore di scrivere dei programmi dove effettivamente le cose manipolate sono, diciamo, rappresentate proprio col loro nome intuitivo, d'accordo? Col loro nome intuitivo, quindi facilmente leggibile. Se invece fossi partito subito dicendo che lunedì era 0, martedì 1 e così via, io qui avrei x e poi qui avrei case 0 uguale e nessuno mi dice, ah ma 0 è lunedì. Non c'è mica scritto da nessuna parte, è nella testa del programmatore naturalmente, d'accordo? Almeno speriamo. E invece così possiamo usare proprio i nomi specifici. Allora, però, qui abbiamo già la prima, una lezione, diciamo, di realismo. Una lezione di realismo. Tutto quello che vi ho raccontato è assolutamente vero per i programmi che noi scriviamo sorgente, d'accordo? Il programma sorgente. Ma se qualcuno qui si aspettasse che in effetti
diciamo, durante l'esecuzione del programma ci fossero effettivamente dei valori lunedì, martedì, mercoledì, così, ovviamente si sbaglierebbe. D'accordo? Il compilatore fa del C++, esegue, tratta le enumerazioni in una maniera molto 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 semplice, cioè associa esattamente come avrebbe fatto lo studente di prima che io prendevo in giro, ma il compilatore fa esattamente questo, associa un intero ai token della nostra lista di enumerazioni. E come fa? Parte da 0 per il primo, associa 0 al primo token, 1 al secondo, 2 al terzo, 3 al quarto. E all'interno del programma durante la sua esecuzione, in realtà lunedì, martedì, mercoledì non esistono, esiste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accordo? Qual è il vantaggio quindi? Siamo tornati allo studente che fa l'associazione. Il vantaggio è che questa associazione qui è completamente trasparente per il programmatore. Il programmatore la ignora completamente perché nel suo programma, cioè nel sorgente, lui usa tranquillamente lunedì, martedì, mercoledì ed è contento così, naturalmente, d'accordo? Che poi durante l'esecuzione, lunedì, martedì, mercoledì, non esistano ma vengono sostituiti da 0, 1, non gliene potrebbe importare di meno, d'accordo? È completamente trasparente al programmatore questa cosa. Quindi è un aiuto per scrivere programmi più chiari, molto semplicemente. Più chiari perché, beh, insomma, spero che non ci sia bisogno di spiegare che usare questi token è molto meglio che usare gli interi, molto più chiaro che usare gli interi. Però in realtà vengono usati gli interi e questo ha delle conseguenze, naturalmente, non è che sia gratis. Quindi se noi abbiamo x uguale martedì e poi stampiamo x, togliamoci l'illusione che verrà stampato martedì, verrà stampato 1, naturalmente, perché dentro al programma martedì è 1. Quindi se noi stampiamo il valore di x, che ha valore martedì, significa 1. E quindi verrà stampato 1. Tanti saluti, d'accordo? Quindi il vantaggio noi l'abbiamo solo nel sorgente, fondamentalmente, d'accordo? Il sorgente è più chiaro. Però ci arriviamo. No. La risposta è no. La risposta è no. È noioso. No, sì, le enumerazioni sono interi e quindi i vostri, fondamentalmente sono degli interi e quindi i vostri studenti, i vostri compagni diceranno ma si può fare le somme con le enumerazioni, bisogna essere molto prudenti su questo, lo vediamo tra pochissimo. D'accordo? Perché non dobbiamo assolutamente confondere i tipi di enumerazione con gli interi, per un motivo molto semplice. Il tipo giorni, d'accordo, non è un intero veramente, perché sono solo 7 valori. Quindi se io mi mettessi a fare la somma di giorni, non è detto che resti tra 0 e 6. E allora che succede? Diventa improvvisamente, no? Un intero più grande, non è più giorni, cosa faccio? Faccio la somma di 2 giorni e ottengo una cosa che non è un giorno, ma è un intero, insomma, bisogna, ok? Bisogna essere prudenti, ma adesso lo vediamo, prima però facciamo l'intervallo.